Per le nuove frontiere del divertimento, qui all'EOS Euro Attraction Show abbiamo le pareti arrampicata, ma in maniera un po' diversa, quelle interattive. Andiamo subito a provarle per voi. Come vedete, non c'è più solamente la necessità di doversi arrampicare, ma anche quella di dover interagire con il gioco e eventualmente sfruttare gli appigli per andare su e giù. Vedete quanto è in alto quella? Bisogna arrampicarsi, anche se non può essere riuscito. E questo qua su è un po' più difficoltoso, ma è possibile farlo. Bisogna essere anche un po' veloci. Quindi non solo la difficoltà di arrampicarsi, non solo il design innovativo, ma anche velocità e interazione con le pareti. Ecco qua, due frontiere, pareti interattive. Ciao!